Cominciamo questa trasmissione con una bella precisazione. Chi parla è Francesco Metta, nato a Cerignola il 16 ottobre 1951, e delle cose che dico io mi assumo la più totale ed esclusiva responsabilità. Amici miei, buongiorno a tutti. Questa settimana ho preso in giro i signori commissari sul tema dei semafori in città, tutti spenti. Qualcuno potrebbe dire, beh, vabbè, ma che tanta problema che avremo, è un discorso di chi è poco lungimirante. Non è il primo dei problemi, ma è importante. Io vorrei capire perché i semafori sono spenti. Vi dico una cosa, è un pretesto, nel senso prendo per spunto questo argomento, per dirvi che la situazione va peggiorando ogni giorno di più. Cioè, la incapacità di tenere acceso un semaforo, come l'incapacità di far funzionare una fontana pubblica, come l'incapacità di fornire ai cittadini un servizio banalissimo come quello delle carte d'identità, è la dimostrazione del danno che ci hanno fatto mandandoci questa commissione, che da una parte, ovviamente, non avendo trovato materia dal punto di vista del ripristino della legalità, non ha potuto fare proprio. A Cerignola si dice zic zic ninta. Ma poi anche dal punto di vista dell'amministrazione noi scontiamo queste amnesie. Sono cose che chi ha un grammo di cervello e una minima esperienza capisce, conosce e ha previsto facilmente. Chiunque abbia un poco di cervello, non ovviamente Tommaso Sgarro, che disse: quando arrivano i commissari tutto rimane tale e quale, non succede proprio niente. Capite perché non possiamo fidarci e affidarci a queste persone? Perché sono quelle, non dico Tommaso Sgarro che gli darei troppo rilievo, non conta niente, ma quelle che hanno amministrato nel passato hanno sempre ragionato in questi termini e non si riusciva mai a avere un'amministrazione normale a Cerignola. Per normale io intendo un comune dove uno va, chiede la carta d'identità, gli dicono torna fra 3 giorni. Torna fra 5 giorni, torna fra 7 giorni, non torna fra 7 mesi. La normalità è fare la manutenzione. I semafori. Ah, attenzione, mi dicono, è arrivata voce, che i semafori stanno spenti perché dovevamo fare manutenzione. Trapela questa giustificazione, è una solenne puttanata, non è in corso nessuna manutenzione, è il disordine più totale, è l'abbandono, il degrado più totale. Spero che voi vi ricordiate il tempo in cui questi semafori furono riaccesi dalla mia amministrazione, il tempo in cui uscendo per strada c'era sempre la grande vittoria al lavoro, la ditta di segnaletica stradale, per la prima volta,
le persone che avevano 18 anni per la prima volta hanno visto la segnaletica stradale tracciata per terra. Per la prima volta sono state illuminate zone che erano al buio. Non si tratta di fare la rivoluzione, ma si tratta di avere un'amministrazione normale. Un'amministrazione normale è quella che fa queste cose. E per avere un'amministrazione normale, guardate, nella mia immaginazione, nella mia idea, non ci vorrebbe nemmeno il sindaco, l'assessore, basterebbero funzionari comunali attenti perché già queste cose funzionino perfettamente. Ma sapete che succede? State bene a sentire. Succede che chi deve fare la manutenzione, chi deve accendere i semafori, chi deve fare le strisce per terra, chi deve illuminare, chi deve spazzare, adesso arriveremo, chi deve raccogliere l'immondizia, chi deve curare il verde, abbia rapporti poco lineari con i soggetti che deve controllare. Non so se sono stato chiaro. Se c'è la ditta Metta che deve fare un certo lavoro per il comune, in teoria ci dovrebbe essere l'impiegato funzionario categoria D, dirigente, super dirigente, che verifica. Il politico, l'amministratore, dovrebbe essere quello che dà l'indirizzo, ma poi le cose in concreto le devono fare questi due soggetti. Ma se questi due soggetti vanno continuamente a pranzo insieme, se questi due soggetti hanno rapporti confusi, chiaro? Il controllo non si verifica più. E allora, cari amici, ecco la sostituzione. È un fallimento la Bucalos, la distinzione fra politico e funzionario, un fallimento totale. È il politico, l'assessore, che deve andare a verificare. E io vado in cerca di queste persone. Perché? Perché non mi voglio limitare a dare direttive agli uffici che se ne strafregano. Non tutti, ma alcuni se ne strafregano e che conosceranno questi qualcuno, un altro sindaco Metta, ancora più furioso, ancora più puntiglioso, perché non è possibile rinunciare alle cose normali. È assolutamente normale arrivare a un incrocio e trovare il semaforo in funzione. È assolutamente normale che la segnaletica stradale sia in efficienza. È assolutamente normale che le ditte, le società che hanno servizi da svolgere per conto del comune e che incassano soldi dal comune facciano tutto quello che devono fare in maniera assolutamente puntuale e precisa. Dato che questo non lo ottieni, è meglio che ve lo dico chiaro, con la struttura, non lo ottieni con la struttura, è impossibile. Fidatevi, è impossibile. Lo devi ottenere tramite i politici, lo devono fare il sindaco e gli assessori. Ecco che io vado in cerca di una squadra amministrativa che abbia questa voglia di andare a verificare perché
il semaforo non funziona. Perché non si fanno le strisce pedonali davanti alle scuole, per esempio? Lasciamo perdere, sono chiuse, se non la scusa, sembra la pandemia, mi sa che parecchie persone hanno risolto il problema col Covid, fin troppo. Ma perché non si fanno le strisce per terra? Perché non si ridisegnano la segnaletica e gli incroci? Sono cose ovvie, minime, e poi passiamo alle cose più importanti. Come sta funzionando ENGI, che è la società che gestisce l'illuminazione pubblica a Cerignola, in questo periodo in cui non la controlla nessuno? Perché vedete, questo è grave, che quella là, la dottoressa Sabato, domenica e lunedì, a queste cose è morta e sotterrata, non le interessa niente. È un soggetto che non abbiamo capito ancora qual è la sua competenza. Albertini, che si dovrebbe occupare di queste cose, un po' più vicine alla sua competenza, sensibilità, non gliene frega niente, fa le assunzioni. Lui fa le assunzioni, grandi affidamenti, ma rapporti con Decra, ma il resto non gli interessa niente. Come non interessa niente ai signori dirigenti, che pure nel periodo del mio incarico hanno goduto dell'amicizia, della protezione, dello stimolo, anche dell'apprezzamento del sindaco. Adesso si sono dimenticati tutto. Sembra che lo facciano quasi apposta, fare un dispetto a questa città. Semaforo spenti, manutenzione zero. Vi ho citato ENGI, ma vi devo citare Tecra per l'immondizia e sorta di consorzio, non so come si chiama, adesso ve lo dico come si chiama questo consorzio. Cerignola più verde è la cooperativa finale, ma il consorzio è un consorzio più ampio, ecco, consorzio Stabile Terra, che ha la manutenzione del verde. Vi faccio questi esempi. Che ci sta scritto nella proposta in base alla quale Tecra ha vinto la gara per l'appalto della raccolta dei servi dell'immondizia? Questo consorzio Terra più Terra meno, come ha fatto ad aggiudicarsi la gara? Che cosa hanno proposto? E dopo che l'hanno vinta, perché le loro proposte sono state valutate positivamente, hanno realizzato quello che avevano offerto? Ne parleremo oggi, sarebbe un po' troppo lungo, ma voglio dire, guardando le proposte qua di questa associazione, di questa cooperativa del verde, che si limita a non fare nulla, non ai dipendenti, sono proprio loro che hanno preso degli impegni. Mi leggevo una cosa stupenda, il diserbo ecologico. Madonna, mi sono detto, Franco, questo dovevi studiare, il diserbo ecologico. Cioè si usa uno strumento che, alimentato con l'acqua calda, bollente, produce del vapore, lo chiamano evoluto, con il quale si evita la crescita dell'erba selvaggia, sapete, laddove non deve crescere. Oh, vedete, questo che ha vinto questa gara ha fatto questa proposta e l'ha vinta probabilmente perché altri non l'avevano fatta. Adesso voglio sapere chi va a controllare che fanno questa cosa. Beh, visto che mi trovo, dovrebbero avere un organigramma di tecnici. Dove stanno? Dovrebbero avere una serie di infrastrutture
la videosorveglianza di tutti i parchi verdi della città. Dove cazzo sta la videosorveglianza? Signori di Cerignola più verde, dove sta? Se avete vinto la gara offrendo queste proposte migliorative, le dovete fare, altrimenti avete barato. E chi deve controllarvi deve stare lontano da voi, non deve avere rapporti di amicizia, perché sennò che razza di controllo andiamo a fare? Vi ripeto, ne parleremo in questi giorni. Gli sfalci dell'erba in alcune zone vanno fatte uno ogni 7 giorni, zona centrale, zona non centrale, ogni 15. Io abito in una zona centrale, semicentrale, benissimo, sti sfalci d'erba con quella cadenza non li ho visti, ma che vi devo dire, le potature degli alberi, entro in un bar per prendere un caffè e amico barista mi dice: sindaco, dobbiamo aspettare che tornate voi perché la prima potatura in 25 anni qua a questa via l'abbiamo vista quando siete arrivati voi, adesso che dobbiamo aspettare, vado a controllare. Questa società si è preso questi impegni, e quanti impegni ha preso la Tecna? Quante sono le spazzatrici che devono girare la città? Ma voi pensate che io dico spazzatrici e mi fanno trovare sotto casa una spazzatrice che lavora? Ma voi vi credete che io vengo dalla Alta Irpinia? Io sono d'origine irpino, ma sono nato a Cerignola, alla pianura, alla pianura, e non mi prendono per fesso. Dunque, quello che io sto cercando per il futuro è che tutte le società che lavorano con il comune di Cerignola devono fare il meglio, devono fare quello che hanno offerto di fare. I signori del verde, il signor Ugo, non so nemmeno il cognome, non è che non ve lo voglio dire, non lo so il cognome, Ugo, che è arrivato a Cerignola e ha detto: buongiorno, io sono del PD, vive il PD, faccio solo quello che mi dice il PD, te l'è pronto? Signora Cicolella, dove devo andare a tagliare l'erba? Me lo dica lei. Questo signore c'ha questa proposta che io sto leggendo attentamente, l'ha fatta il suo consorzio, l'ha fatta la cooperativa sua che fa parte di questo consorzio, e devono fare tutto quello che sta scritto qua, e lo devono fare bene, e devono assumere le persone, magari rivolgendosi al maresciallo Giaccoli, che c'ha l'ufficio Bangaruzzi, apre lo sportello: assunzioni, assunzioni temporanee, provvisorie, definitive. E questo si era ridotto a fare l'arma dei carabinieri a Cerignola. Controlliamo, è opera della politica, ribadisco, per dare un senso anche costruttivo e propositivo per il futuro. Chi viene a fare l'assessore con me deve fare queste cose, perché la struttura non le fa, perché al comune non abbiamo, per la stragrande maggioranza, lo dico chiaramente, funzionari in grado di avere un rapporto rigoroso con coloro che gestiscono questi servizi. Va a finire sempre che sono troppo amici, sono troppo collegati, si vogliono troppo bene. E invece il compito della struttura comunale è andare a verificare. Tecna, spazzatrici, dove stanno gli spazzatrici? A Torricelli arriva una spazzatrice? Che sta scritto nel progetto in base al quale Tecna ha vinto la gara? Che cosa ha proposto di fare? Tenete presente, spero che sia chiaro l'interesse concreto di questo discorso, tenete presente che chi vince una gara prende dei soldi.
Se noi dobbiamo dare 1 milione di euro a Tecra, non glieli diamo 998. Beh, vabbè. No, gli diamo 1 milione preciso. E loro precisano fare il loro servizio. Engi, sono care persone, come dire, professionisti seri. Da quanti mesi non hanno un confronto con un amministratore, come facevano con me, che dica a via Terzo Mulini Sgarro c'è una lampadina fulminata? Dici, ma gli amministratori questo devono fare? Sì, che vi credete che devono fare? La politica? Questo devono fare. O per meglio dire, dovrebbero dare l'indirizzo e l'indirizzo dovrebbe essere attuato dagli uffici. Ma detto che gli uffici da questo punto di vista non funzionano, non funzionano. Sono troppo amici, non funzionano, non funzionano. Io imparo queste cose dall'esperienza, capito? Quando leggo i processi e vedo che 3 Perlingò davano 500 euro a 2 impiegati del comune Cerignola, apro parentesi, che non contavano un cacchio di niente, però li pagavano. Alla magistratura non mi interessa. Interessa a me, mo che tornerò, certamente, certamente. Ma ricordate quello che vi ho detto la settimana scorsa? Si fa il fuoco con la legna che tieni, non è che posso fare tutte queste cose. Conosceranno un altro Francometta sicuramente, perché uno cerca di essere disponibile, accondiscendente, e non voce niente, che moglie che peccante, e coraggio, e fatelo per me. Tutta gente che ti giravi di spalle e ti prendeva in giro e firmava le note spese di quelli che gli davano i 500 euro. Ma come cazzo si fa a portare avanti la cosa pubblica se tu che devi controllare prendi i soldi da quello che deve essere controllato da te? Ma che? Non so, voi siete abituati adesso a vedere la televisione lo scandalo delle mascherine, lo scandalo dei respiratori, lo scandalo dei vaccini, lo scandalo a miliardi e miliardi e miliardi. Magari queste vi sembreranno anche delle cose magari banali, dici vabbè dove abbadanna, sono sciocchezze. Non è così. Forse voi pensate che bisogna smontare prima le grandi corruzioni per poi arrivare alle piccole. Io vi dico invece, avrò torto, che le grandi corruzioni sono frutto delle piccole, perché si è cominciato in piccolo e si è capito che quando c'entra la pubblica amministrazione ogni volta bisogna castigare la pubblica amministrazione e trarre un vantaggio. Perché Tecla deve mandare in giro 4 spazzatrici? Perché? Poi consuma 4 pieni di carburante, poi deve mettere 4 persone a lavorare più quelle che devono accompagnare. Perché? L'ha scritto, ha vinto la gara, il comune paga e io faccio il cazzo che mi pare. Ma mi sembra regolare. Ma voi una cosa del genere a casa vostra l'accettereste? Una lampadina cambiata in ritardo perché? Perché non c'è il sindaco che alza il telefono e chiama. Che serietà, che professionalità è questa? Hai fatto una proposta per quanto riguarda la manutenzione del verde in città, il diserbo a Cerignola, signore, in base da erbacce selvagge, il diserbo sarebbe fondamentale. Perché non lo fai? Perché non l'hai fatto? Poi, nei prossimi giorni, buongiorno, buonasera, gli daremo il caffè, oppure la camomilla, se è di sera, a quelli del verde pubblico, a Ugo, che poi si lamenta, ma perché
Guardate la mentalità, vi dico questo e chiudiamo, poi domani parliamo di altre cose. Guardate la mentalità. Io sto facendo un servizio pubblico in una città di 60.000 abitanti importantissima. Mi chiedo come mai c'è una persona che fa politica, che è stato amministratore, che si candida a essere il prossimo sindaco di Cerignola, e Ugo si chiede perché ce l'ha con me. Scrivetevi questa frase: perché ce l'ha con me. Qualunque cosa tu dici, la risposta non è adesso vado a rimediare, mi viene contestato che controllo poco, non è vero, ma aumento il ritmo, dimostro che no. Se tu dici qualcosa, la dici a carico di Tizio, di Caio, di quella ditta, di quell'azienda, la risposta non è noi facciamo il nostro dovere, ti dimostro che a Cerignola girano le spazzatrici, le voglie, eccetera. No, la risposta è perché ce l'ha con me? Ugo si chiede, ma perché ce l'ha con me? Perché tu dovresti fare la manutenzione del verde pubblico, non hai fatto un cazzo di niente. E sono passati mesi, mesi e mesi, e nessuno ti ha contestato mai niente, e prendi i soldi puntualmente. Prendi i soldi puntualmente. Abbiamo programmi, proposte, che renderebbero Cerignola la città più pulita d'Italia, la città col verde più tenuto bene d'Italia. E manca chi va a controllare. E se uno alza il dito e dice così non va bene, la risposta è perché ce l'ha con me? E la riserva mentale, ve la dico io qual è. Nel caso arrivi questo cristiano, che è un matto, che vuole che le cose pubbliche funzionino, chi è questo pazzo? Nel caso arriva, vabbè, la teniamo noi la medicina per lui, e che cazzo, non deve tenere un nipote, un figlio, un fratello, un cugino da assumere, assumiamo a uno, facciamo stai città. Qual è la mentalità? Con me hanno sbagliato, perché io sono figlio unico di madre vedova, non tengo parenti da sistemare, non tengo i miei figli lavorano al 50% molto lontano da Cerignola, e stiamo tutti a posto. L'altro 50% fa il mio lavoro come avvocato, non ho bisogno di niente di nessuno, non tengo cugini, non tengo nipoti, e se li tengo li disconosco, come si dice a Cerignola. Capite? Perché ce l'ha con me? Perché ce l'ha con me? Perché pretende che io per la sua città faccia tutto quello che mi sono impegnato a fare? Perché? Perché devo lavorare bene? Perché devo lavorare professionalmente? Perché? Per un privato? Ah, per un privato? Oh, ci dobbiamo fare un nome. Il condominio dove lavoro deve essere contento, l'imprenditore dove vado a fare il lavoro deve essere contento, mi fa una buona pubblicità. Quando arriva invece alla pubblica amministrazione, e chi se ne frega tanto, che volete che sia, è pubblica amministrazione. Voi pensate che quelli delle mascherine hanno prodotto questi qua? No! Sono questi qua che hanno cominciato qua, in piccolo, e poi è salita. E poi è salita dalle cose meno importanti alle cose più importanti, alle cose che sono veramente straordinarie. E noi a questa deriva dobbiamo mettere un freno. Vi racconto questo così. Equilibriamo un pochettino l'umore della trasmissione. Due minuti. Io ho sempre avuto queste idee. Mi dissero, il sindaco si è fissato, non lo sanno che io poi lo vengo a sapere,
alle mie spalle dissero: ah, ma il sindaco si è fissato che vuole che le fontane funzionino. Ma voi pensate quando siamo usciti, cioè i fondelli, non facciamo una sorta di fondana, parco Baden-Powell, vicino qua all'angolo, una sorta di fondana che non funziona. Di fronte all'ex commissariato, Palazzo Civile, l'altra fondana che non funziona, in mezzo al Duomo le fondane che non funzionavano. Ci metto usciamo, ma usciamo, sono fissate che devono funzionare le fondane. Per far funzionare le fondane occorre una pompa. Diciamo, non sono molto esperto, però almeno questo l'ho capito. E allora, con una pompa, una, facevano funzionare 22 fondane. Chi tenevamo noi al comune, con un contratto di ferro fatto con Gianni del Tempo. Chieti e fai, se sto parlando ancora, dite che non faccio i nomi. Allora che facevano? Sta pompa. Accendevano la fondana, mi tenevano contento con la fondana, cioè, sindaco, abbiamo fatto funzionare la pompa, la fondana, parco Luigi Barbaro, la mezzaluna. Sì, però quando ho commissariato non funziona. Allora che facciamo? Ah, se facciamo, l'uomo la pompa, invece di andarla a comprare un'altra, come era il loro dovere, levavano la pompa alla fontana, al parco, e la portavano dirimpetto al commissariato vecchio. Sindaco, abbiamo raggiustato la fontana davanti al commissariato vecchio, a palazzo. Io passavo, vedevo la fontana. Ah, funziona, bene, sono contento. Alla prima altra richiesta, smontavano la pompa da te, la mettevano davanti. E il 27, non so se si pagava il 27, ma diciamo per capire, il 27 suggerì. E c'era qualcuno che quando presentavano la nota a spese e stava scritto acquisto 8 pompe per 8 fondane, metteva la firma. Risultato, abbiamo pagato 8 volte quello che dovevamo pagare una volta. E non funzionavano 8 fondane, ma era sempre una, e facevano girare la stessa bomba per tutte le fondane. Dici, ma sindaco, ce le stai a raccontare tu queste cose a me? Sì, me le sto a raccontare per dirmi che mo che andiamo là, se i cittadini ci mandano là, lo dico a quelli che molto numerosi si stanno facendo vivi con me per collaborare in futuro, avremo un lavoro da pazzi da fare, è chiaro? Perché non potremo contare sull'aiuto di molti. Dobbiamo essere noi a imporre questo sistema. Se imponiamo questo sistema, si adeguano tutti quanti. Se dimostriamo agli imprenditori disonesti che gli facciamo il mazzo, diventeranno imprenditori onesti. Se dimostriamo ai funzionari distratti che la loro distrazione non sarà perdonata, vedrete che le cose andranno meglio. Io ho grande fiducia che le cose possono andare meglio. O che vengono? State a bu.